Salve a tutti i guardiani, qui Giuseppe Signorella che vi parla e benvenuti qui oggi in questo nuovissimo video in cui vi illustreremo come ottenere la taglia dell'aculeo e come svolgerla. Non è niente di troppo complesso, nel generale rispetto alla taglia esotica dell'anno 1 è stata molto alleggerita, insomma l'impresa non è più ostica come nell'anno 1. A differenza delle altre armi esotiche che hanno un'impresa come Gallon e Costo, perché potete ottenere appunto sapendo che bisogna fare quella determinata cosa, nel caso dell'Aculeo semplicemente dovete completare le taglie settimanali di Shiro e casualmente avrete l'opportunità di ottenere la taglia esotica dell'Aculeo. Una volta attivata dovrete andare da Eris nella torre e una volta andata da lei essa darà inizio all'impresa dell'Aculeo. La prima cosa che vi chiederà da fare è uccidere Vosik, semplicemente startate l'assalto dal navigatore stesso, fate quello che vi chiederà l'assalto, lo uccidete e lo step andrà avanti. Vi chiederà di uccidere caduti nelle terre infette, anche qua niente troppo difficile, basta andare in giro per le pattuglie nelle terre infette, comunque non lo so, fare assalti nelle terre infette e potete uccidere tranquillamente i caduti e avanzare con l'impresa. Una volta finito questo bisogna fare la cosa più difficile di tutta l'impresa, ma più che difficile è lunga, ma difficile assolutamente no, ossia uccidere gente con armamento o abilità del vuoto in crogiolo. Niente, come dicevo, di troppo complesso. Vi consiglio comunque di disputarla quando c'è pandemonio. Comunque, se c'è pandemonio, lasciate perdere tutte le altre modalità, spostatevi in pandemonio, perché che siate predatori della notte, che siate insomma la bolla del difensore o che siate bomba nova, decisamente in pandemonio è più semplice da completare, quindi vi conviene lì. Quando non c'è pandemonio fatela in qualsiasi altra modalità, non ha importanza. Una volta aver finito questo step dovrete semplicemente utilizzare 5 particelle di luce, niente troppo difficile, utilizzate queste 5 particelle di luce come vi capita prima, basta che le utilizzate premendo quadrato su PlayStation o X su Xbox mentre siete nell'inventario e dopodiché arriverà lo step finale, ossia avviare l'assalto o il rapimento dell'abominio, per intenderci il fuoco a turno 3, e quindi aprire la cassa con la chiave universale, la cassa del tesoro. La chiave universale la potete ottenere random dagli assalti eroici. Per quanto riguarda invece l'assalto, il rapimento dell'abominio, vi conviene avviarlo direttamente dal navigatore stesso, come avete fatto con Vosik. Una volta aver finito l'assalto, avere la chiave universale e aprire la cassa, otterrete l'aculeo. Nel mio caso non l'ho ottenuto subito perché avevo l'inventario pieno e l'ho ottenuto dall'amministratrice. Comunque voi dovreste ottenere, qualora aveste dello spazio, direttamente, insomma nell'attività quando sta per finire. Spero che la guida sia stata esaustiva, se vi è piaciuto vi invito a rilasciare un bel feedback e noi ci sentiamo in un prossimo video. Ciao ciao!